Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo avuto questo nuovo video su Monster Hunter Guys e Sandbox. Su questo nuovissimo video seriale mi sono di nuovo, su questo nuovissimo video seriale mi sono sbagliato di nuovo. Porca. L'ultima volta, perché l'avreste visto lo scorso episodio uscito ieri, abbiamo fatto la missione evento che così che richiedeva di cacciare un cusciaro nel deserto, e che se io provvedo a fare un altro, almeno un altro paio di volte, si spera, mi permetterà di forgiare completamente questo stile armatura qui che mi vedete indossare a questo punto, dato che non lo sto indossando in questo momento, lo stile armatura Artian, non da qui in questa puntata, per l'appunto che sto registrando subito dopo aver registrato la puntata di ieri sera, ma me la vedete indossare, mi vedete indossarla per le prossime puntate dedicata alla 14.0, perché questo, signori, è l'ultimissimo video seriale su Sunbreak e su Sunbreak in generale dedicato alla 13.0, perché a partire dalla prossima volta che ci risentiremo su Monster Hunter, che sarà installata su questa Switch la benedettissima 14.0, che fortunatamente hanno deciso di ufficializzare la data d'uscita, fortunatamente per la sottoscritta, a inizio febbraio. Infatti esce neanche fra una settimana, esce martedì 7 febbraio. Stasera nella vostra linea temporale siamo a venerdì 3, quindi considerate che ormai la giornata è già finita, quindi sabato, domenica e lunedì, martedì, letteralmente mancano solo 4 giorni all'uscita degli episodi dedicati, all'uscita del primo video serale dedicato alla 14.0. Consideriamo, dico 4 giorni perché si considera martedì l'intera giornata, il video esce a fine giornata, perciò vabbè, senza considerare martedì sarebbero 3 giorni. Comunque, la missione di stasera è questa, la seconda missione vera che è uscita ieri per voi, parlo sempre per voi, io sono sempre a giovedì 2 febbraio. Avanzata, carnevale carnivoro. Adesso ti chiedo un Gossarg, di cacciare un Gossarg alle soggetti infernali. Oh, io dovrei già avere equipaggiata l'armatura che mi dà l'armatura di Marzeno che mi dà la resistenza al ghiaccio. Sì, e quindi, come nella scorsa puntata, ci mangiamo anche i dango del ghiaccio, come li ho rinominati. E con Francesco lì, sempre qui tre sistemati esteticamente, no, come dice, imbardati esteticamente come se fossero dei Chaos Magala, dei Gol Magala caotici, perché è molto figo questo stile armatura per loro. Partiamo per la missione, ragazzino entusiasta, è carnevale, evviva, ci si traversa, di scherzo male, ehi, bello il tuo costume da abominevole uomo delle nevi, non ti sta un po' grande? Eh? Ah, ci picchia, vero? Qualcuno fa, ma porca puttana, però datemi il tempo di leggere bene le descrizioni come piace a me, cazzo. Informissione, aspettate che ritorno, ah, ci picchia, vero? Qualcuno ti ha la caccia a questo coso. Allora, secondo me anche qui c'è la probabilità di parte il record di dimensioni del Gossarg, eh? Perché vedo che sarà un bestione. Tanto mi attrista che la musica dei soggetti sia sempre così bassa, è una figata pazzesca da sentire. Già il fatto che mi ha resa sorda da qua, da un chilometro mi ha resa sorda. Dai, pensavo che non mi prendesse. Ma siccome avanzate è vero, mi toglie più del solito. Porca puttana, non mi ricordo più come si combatte il Gossarg, quasi. Se ho quei metti attacchi, ma le artigliate. Ma sapete da cos'è stata grave, eh? Ecco, queste artigliate qui mi danno un fastidio quando mi prendono. Non mi ricordo più come le schivavo, però. Bene che la musica, il volume della musica è al massimo ed è bassissima qua, però le sorgenti, cazzo.
ce l'ho fatta a scrivere questo. Questo non l'ho scrivato invece, l'ha fatto. Aiuto. Ah! Ok. Che palle quanto sono lenta senza i potenziamenti del chinsetto, cazzo. Non farò mai in tempo. No, vai a fanculo! Tu hai queste spadate in ritardo, queste tic 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 in ritardo, questo tic e tic alla fine. Fai tunk, tunk e tunk, ma vaffanculo. Sentite quanto è bassa, è tristissimo. Perché cazzo è così bassa? E perché qui mette, perché qui non metto a fuoco in una maniera decente, eh? Non sono neanche entrato, non ho fatto neanche in tempo a dire ehi, sono tornata figlio di... No, la mamma non si insulta. Fa un tuk e poi tuk tuk, è stronzissima questa cosa. Sto coso ragazzi è talmente grosso che non riesco a prenderlo. Ed è una cosa paradossale, di solito più grosso più lo prendi meglio il bestione in questione. Raga, sto attacco è la cosa più stronza che si potesse inventare per sta bestia. Qua niente. Mi dicono che l'ho colpito molto in sta furia, sì sì, in sta incazzatura. E non è ancora finita l'incazzatura, mi sa, adesso sì. Dico so niente, no, si senca, ho capito, capito. Dico so che è uno di quei mostri che è più grosso, più problematico prenderlo. Nei punti giusti, perché cioè, colpirlo non è un problema, il problema è che le parti da colpire sono in alto. E quello è il problema è che le parti da colpire più belle stanno in alto. Ma l'ho visto adesso, ha indietreggiato stando fermo mentre soffiava, ma con quale fisica? Ma questa è proprio una cosa che va qua su, questa è proprio una cosa tipo quei giochi in cui non puoi stare assolutamente dietro al nemico finché non ha finito la sua mossa, uguale. Ora però un pezzo di ghiaccio te lo sfascio. Anche se sapevo che sarebbe arrivato stavolta, ma ha preso lo stesso. Sì! Casca a te, gallurido!
ancora da lì? Ok, questa volta. Nello scorso episodio mi sono lamentata di quante volte il soffio della palla d'aghe di vento del cuscinetto a volte fosse lanciato in direzioni che è contro la fisica del proprio del collo, magari del drago che prendeva la cosa. No, questa è la cosa, però questa è contro la fisica. Lui che nel mente che soffre scivola indietro, non è possibile. Stava palesemente fermo, comunque. Ma sicuramente riesco a prenderti le spade se le ficchi nella cascata. Vabbè, qui invece mi sto lamentando, stavo parlando di contro la fisica. Non mi ricordo più di cosa stavo prendendo, niente. Mi sono persa, non mi ricordo più. Era sempre una cosa che parlava di io che mi lamento della fisica. Della fisica che non è fisica. Però non mi ricordo più qual è il soggetto. Una cosa sicura però è che siamo a 11 minuti e io ho fatto dei svenimenti come una brutta deficiente. Non mi ritiro solamente perché so che poi mi rincoglionisco. Ma voi non sentite la musica, cazzo? Ho messo il volume a 13 perché altrimenti è troppo alto e non sentite me. Però, cazzo. È più basso della musica dell'arena, è quello il problema. Tu dici. Vabbè, l'arena ha la musica bassa di suo. No, cazzo. L'arena desolata e l'arena c'hanno la musica alta, cazzo. È finito, rimetto giusto le zampe, guarda che già sono quasi, riesco quasi non riesco a raggiungerle quando sei nella tua posa solita. Stanco, incredibile, stanco, due svenimenti per me e sono stanco. Non gli ho neanche spaccato una zampa, da quanto però appunto sono alte non riesco a prenderle. Perché non riesco a prenderle così per questo. Non farò mai in tempo a rompergliene una, la missione avanzata, gli servirà. Ciao, già di sé per stare più del solito sta missione. Quindi le parti gli chiederanno comunque più mazzate del solito. Se il mostro c'è più vita del solito, allora anche le parti gli chiedono più mazzate del solito per essere rotte. Se pensate che sarà boiata, è vero, ogni parte richiede proprio tot punti vita tolti per essere spaccata. E tu se colpisci quella parte lì per un totale di tot danni si spacca. Altrimenti no. Non avrò la soddisfazione di coprire neanche una parte prima del game over, lo so. Guardate un attimo come si muove adesso. Vedete come non è. Cioè, a parte il fatto che ero abbastanza lontana già per
E ovviamente mi finisce la carica adesso. E quando fai fedete in basso, all'imbasso, come cazzo parli? E quando fai fedete verso il basso che poi segue la 1 e poi tu tu che e poi 1 2. Madonna, questo si mi ha fatto rischiare, se questo qui ho rischiato tantissimo. Uno, no, la sparata in avanti. Adesso sto abbassato con le braccia per mezz'ora e quando ho finito di caricare, solita storia, le ritieni su perché fa tutti attacchi. Mamma mia come l'ho fermato! Come. Vabbè, non mi chiedo come fa bene con la maschera in faccia il mio personaggio, non me lo chiedo, non sto a chiedermelo. Cazzo, cos'è il momento della vendetta questo? Francesco, vieni qua! Grazie. Si sta facendo giorno. Vai che la luce del sole mi dà vitalità adesso. Adesso gli faccio il culo. Vai! No, non gli farò niente invece. Gli tiro le solite mazzate, fine. No, lui ti ha le solite mazzate, anzi. Scusate, non so se mi sbaglio molto spesso. Mamma mia, questa potrebbe essere la prova che siamo andati avanti con la barra vita. Quando cambia schema così vuol dire che... Quando si mette due spade vuol dire che siamo andati avanti, ricordo. Porca puttana, per poco le mancavo tutto. Mi ha preso per pochissimo. Ma perché io punto alla... Poi la fisica mi ha salvato.
le patriotte. Allora, aspetta che potrebbe partire già con le due spade. Sì. Sì, quando cambia e mette due spade vuol dire che si è andati abbastanza avanti con la vaga vita. Brutto coglione, stavolta no, non l'hai preso. Preso, vai! Eh sì, ma c'era la fine della mappa, non vale. La furia che ci mette nel PA, le mazzate ce le riconosce, gliela, eh. Comunque.
no, finendo il primo soccorso sì. E ovviamente lì suona adesso. Ma oh, bellissimo, l'ho fermata nel mente che faceva l'attacco finale, l'ho rincoglionita tantissimo. Eccolo che arriva! Mamma mia! Ma poi a sinistra, poi per fare l'ultimo colpo si gira a destra. Cambia bersaglio. Mamma mia, come l'ho stordito. Sì! Non è più grosso, però il riassunto di questa caccia, il Ghostlag grosso è da battere. È un'impresa da cani, punto. Tralasciando il fatto di questa missione avanzata che c'aveva più punti vita e più punti potenza, tra virgolette, di suo, perché in una missione avanzata i mostri che hanno più punti vita ti fanno più danni. Ma in generale un ghost anche grosso è difficile da... È proprio una rottura di scatole batterlo per il fatto che le parti da colpire sono in alto. Cioè comunque qua o l'atmosfera è viola è dorata, o è dorata. Anzi pallida mi verrebbe, giallo pallido. Mi piace troppo sta, ma per peccato che la musica si senta poco mentre si sentiva poco mentre combattevamo. È bassa di suo purtroppo, cazzo. Beh dai, almeno con questo stile armatura addosso almeno non credo di aver sudato troppo. Bene ragazzi, direi che il video serale di stasera si può concludere qui. La prossima volta che ci risentiremo sarà con la 14.0, come ho già detto più volte e anche molto volentieri. Non vedo l'ora ragazzi che arrivi martedì prossimo, e non vedo l'ora soprattutto di scoprire se martedì prossimo potrò effettivamente registrare subito la 14.0.
14.0 così come esce, altrimenti provvederò a fare di tutto pur di non vedere niente sulla mia home di YouTube, perché è sicuro, come è sicuro che loro luccica quando magari gli punti la torcia contro, forse, non lo so, che quando aprirò la home di YouTube il giorno in cui esce la 14.0, dato che quando video a tema mostrate mi appariranno subito in prima linea un video a tema 14.0 che magari mi spoilerà brutalmente il mostro protagonista della 14.0, che per l'appunto ci vedremo martedì sera, si spera. Comunque, se questo video sarà per il momento, quest'ultimo video sulla 13.0 vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link al mio profilo Instagram, che non si sa mai, anche se non pubblico niente, vabbè, e il link alla playlist completa su Monster Hunter Rise e Sunboy, per caso mai vi foste persi qualche puntata. Infine vi ricordo che quando c'è qualcosa da annunciare al di fuori dei video, cioè quando mi viene in mente di annunciare qualcosa che non ho detto magari in un video o che non ho intenzione, vabbè, è una roba molto rapida per cui non serve che pubblichi direttamente un video a riguardo, come possono essere i video aggiornamento, li pubblico sotto forma, vi ricordo che li pubblico sotto forma di post nella pagina della community qua su YouTube. Oltre, quindi se pensate che potrei aver pubblicato qualcosa oltre al solito PPS che esce tutte le domeniche alle 12, andate a fare un salto prima di tutto da quelle parti, non su Instagram. Su Instagram pubblico, ripeto, quasi mai nulla, mentre sulla community pubblico per quel che mi riguarda anche abbastanza frequentemente, perché non appena mi viene in mente di dire una cosa, che sia un annuncio sui video, che sia anche una cazzata, la dico lì. Quindi cioè sono paradossalmente relativamente più frequente sulla community qua su YouTube che proprio nella pagina della community sul canale YouTube che non su Instagram, dove non pubblico niente da più di un mese. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ah sì, ho dimenticato di dire che di ribadire che la prossima volta che ci vedremo avrò questo stile armatura. Non avrò questo stile armatura addosso, ma c'avrò quello della missione di ieri sera. Vabbè. A martedì sera, ragazzi. Si spera a martedì sera.